La seduta del 25 marzo. Unificazione informatica in sanità. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 25 marzo il Consiglio regionale ha votato la decadenza da consigliere di Michele Giovine, pensionati, e la surroga con la prima esclusa della stessa lista. L'Assemblea ha poi effettuato alcune nomine. In primo piano. Il Consiglio regionale, nella seduta del 25 marzo, ha votato a maggioranza e a scrutinio segreto la decadenza di Michele Giovine dalla carica di consigliere regionale. La decadenza di Giovine era stata licenziata dalla Giunta per le elezioni. L'Assemblea, a maggioranza, le opposizioni non hanno partecipato al voto, ha surrogato Giovine con la prima esclusa della stessa lista. Le commissioni prima, programmazione e quarta sanità in seduta congiunta hanno espresso parere preventivo positivo all'unanimità sulla deliberazione proposta dalla Giunta che mette fine alla frammentazione dell'ICT in sanità. Il documento chiarisce i compiti del CSI e i rapporti con SCR per avviare quell'uniformità e centralizzazione delle gare d'appalto volta a garantire sensibili risparmi. In breve. La cultura come patrimonio collettivo irrinunciabile, ma anche come occasione di sviluppo economico per il territorio, costituisce il tema di apertura di Notizie numero 1 2014. Il nuovo numero del magazine della Regione Piemonte, al centro di un incontro a Palazzo Lascaris, si occupa anche, tra l'altro, di cooperazione, artigianato tessile, scuola, presenza del Piemonte nel mondo e sacre rappresentazioni pasquali. È stata presentata a Palazzo Lascaris Il Piemonte delle Autonomie, rivista quadrimestrale online di Scienze dell'Amministrazione, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. Il primo numero è dedicato alla vasta tematica delle riforme del sistema istituzionale, attualmente all'ordine del giorno del legislatore nazionale, con particolare attenzione al bicameralismo e al ruolo delle regioni e delle autonomie locali. È consultabile all'indirizzo piemonteautonomie.cr.piemonte.it.